Meghan Markle è stata criticata da un nipote dell'attivista Nelson Mandela dopo che la duchessa del Sussex ha riferito di confronti tra il giorno del suo matrimonio e la liberazione dell'ex presidente sudafricano. La duchessa del Sussex ha acceso la furia dopo aver descritto in dettaglio una conversazione in cui il suo matrimonio reale con il principe Harry è stato paragonato alle celebrazioni seguite alla liberazione dell'attivista anti-apartheid Nelson Mandela. Un nipote dell'ex presidente sudafricano, Mandla Mandela, ha parlato della sua frustrazione poiché sente che il confronto ha annacquato le conquiste storiche di suo nonno. Il signor Mandela ha dettagliato la sua sorpresa per il parallelo e ha dichiarato che la liberazione di suo nonno non dovrebbe essere paragonata al matrimonio di nessuno. Parlando con Dan Hutton su GB News, Mandela ha dichiarato: «Penso che, per noi, la nostra lotta per la liberazione sia stata il culmine di molte generazioni, quasi 4 secoli, 350 anni di colonialismo, insieme a 60 anni di un brutale regime di apartheid nel Sudafrica». Vedere il rilascio di Madiba, Nelson Mandela. L'11 febbraio 1990 è stata una vera celebrazione per essere stati in grado di sconfiggere le nostre potenze coloniali, ma anche di superare quel brutale regime di apartheid. È stato un vero momento per i sudafricani guardare indietro al passato brutale e alle cicatrici che abbiamo mostrato e poter uscire allo scoperto per celebrare quella vittoria. Non può essere annacquato e paragonato a un matrimonio, il matrimonio di nessuno. Non si può ridurre a questo. In un'intervista esclusiva al magazine newyorkese The Cut, Meghan ha raccontato lo scambio in cui è stato effettuato il controverso confronto. Punto punto. La duchessa ha affermato di essere stata messa da parte da un membro del cast alla premiere del 2019 del live action Il Re Leone e ha raccontato di come il Sudafrica si era allegrato per il suo matrimonio con il principe Harry. Meghan ha detto, ho solo bisogno che tu lo sappia, quando ti sei sposato in questa famiglia, ci siamo rallegrati per strada come quando Mandela è stato liberato dalla prigione. Poco dopo la citazione, l'autore dell'articolo ha aggiunto, certo, sa di non essere Mandela.